La pace dei santi sia con voi. Il 17 febbraio la Chiesa celebra la memoria di San Flaviano, martire. Flaviano fu ordinato sacerdote a Costantinopoli, città della quale nel 446 diventò poi patriarca. Due anni dopo si trovò in mezzo a un'aspra lotta dottrinale. Nel 431 il Concilio di Efeso aveva chiuso la controversia provocata da Nestorio con la dottrina sulle due nature divise in Gesù Cristo, quella divina e quella umana. A poco più di 15 anni di distanza, un altro conflitto si accese per opera dell'anziano monaco Eutiche, superiore di un monastero presso Costantinopoli, che, all'opposto, attribuì a Gesù Cristo una sola natura. Era il monofisismo. Per Flaviano, opporsi ad Eutiche poteva essere pericoloso. Il monaco, infatti, fu appoggiato da diversi vescovi autorevoli, oltre che dall'imperatore Teodosio II. La condanna di Flaviano, però, arrivò senza esitazione. L'imperatore Teodosio volle allora un nuovo concilio, che si riunì ancora a Efeso nel 449. Vi intervennero però soltanto i sostenitori di Eutiche. Flaviano venne destituito ed esiliato in Lidia, dove morì poche settimane dopo. Venne riabilitato l'anno successivo ed è venerato come martire. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Flaviano ed auguri a quanti il 17 febbraio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.